Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su F1 2016. Allora, eccoci qua. Iniziamo il video con il primo Gran Premio, quello di Spa, quello del Belgio. Prima chiaramente di procedere, torniamo indietro, ascoltiamo la segreteria per quanto riguarda gli obiettivi. Ciao, come stai? Questi sono gli obiettivi per le prossime qualifiche. Almeno dodicesimo, ok, e poi vabbè, soliti due. Via, andiamo alle qualifiche. Allora, eccoci qua. Per quanto riguarda l'assetto, io direi di lasciare, anzi no, di mettere il 4, che effettivamente riflettendoci qualche pezzo in cui la macchina va tirata ed è meglio, si ha un allungo maggiore, secondo me c'è. E niente, a parte questa, beh, le gomme entrano da solo, guardiamo i tempi. Comunque, per chi non se lo ricordasse, me ne sono scordato di dirlo, momentaneamente a livello di classifica siamo primi, anche se siamo nel giro di 10 punti vicino alle altre, ovvero seconda, terza e quarta. Davanti ha solamente 10 punti a noi, quindi pensate come siamo messi. Allora, ok, tanto come sempre l'obiettivo per me minimo è quello di qualificarci tra i primi 5 e niente, quindi ci sarebbe da fare 1,52-0,0 per essere tranquilli e dodicesimo posto addirittura 1,53. Vabbè, usciamo, via, vediamo un po'. Allora, è iniziato il nostro giro e, come spesso ho detto, a volte speriamo possa essere veloce. Guardiamo un po'. Discesone, via. Occhio, via. Un attimino ve lo faccio. Si fa insieme, si guarda un po'. Andato bene, vai. Meno male. Andiamo un po', uno e nono. Provo a fare un altro giro. Capisco però come mai, perché non è che abbia sbagliato tanto da rallentarmi così. Boh, vabbè, comunque prima è Magnussen, B&B. Io boh. No, vabbè ragazzi, niente, sono andato fuori così e torniamo al garage. È andata così per quanto riguarda le qualifiche. Almeno però l'obiettivo del dodicesimo posto e del Verlaine indietro in regola dovremo portarcelo a casa. Vediamo un po' se terminiamo così o addirittura ci superano. Siamo noni. Mentre ci riprendiamo dalle Noni. emozioni delle qualifiche. Peccato, però. Anche se, ripeto, non capisco a cosa sia dovuta questa cosa lì. Perché comunque non credo di aver fatto un giraccio. Allora, eccoci qua, sessione gara. Ascoltiamo subito la segreteria e niente, si parte perché sono cario. Indipendentemente poi da come Volevo farteli avere e augurarti buona fortuna. andrà. Decimo posto, ok. Allora, ok. Ma andiamo alla gara. Eccoci qua. Allora, strategia di gara, mi fido. Come sempre, metto un chiletto in più di benzina. Ok, buono. Fra l'altro c'è anche il sole, guarda bellino. Via, si parte. Abbassiamo la frizione, guardiamo un po'. Oh, comunque alla fine è arrivato veramente Magnussen primo, cioè a livello di qualifiche. Cazzo per dire. Vediamo un po' se si supera. Boom! Botta a Magnussen subito. Bene, bene, vai, 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 vai. Oh, siamo primi subito! Ma il culo! Vediamo un po' se mi ha rotto. Un pezzettino, vabbè, però non dovrebbe. Diciamo, mamma mia, schifo. Vabbè, non dovrebbe, diciamo, condizionarmi troppo la gara, anzi, direi niente. Niente o quasi niente. Vabbè, speriamo. Vai, bordalo! Sì, vitto il safety car. Buono, bandiera verde, si riparte. Comunque stavo pensando a Rosa. Al discorso della Renault così forte, perché comunque per chi non se ne fosse accorto, insomma, perlomeno per chi non aveste visto il video precedente nel quale l'ho detto e l'ho visto, la Renault momentaneamente è il secondo team, no? A livello di potenza, incredibilmente, nel gioco. E stavo riflettendo sul fatto che tutto sommato non è una cosa brutta, ovviamente non mi riesce a guidare, non è una cosa brutta per me. Perché? Perché magari può, se esempio Magnussen dovesse arrivare, che cazzo ne so, così terzo, per dire, può, diciamo, rallentare tra virgolette quelle dietro a livello di punti, quindi non sarebbe male. Ma io direi di non rientrare ora, direi di fare un altro giro, perché è vero che si usurano tanto,
però alla fine siamo di poco meno del 50%, quindi almeno un altro giro se noi lo possiamo fare. Guardiamo un po', speriamo bene. Via, rientriamo ai box, Addio, mamma mia. Comunque secondo me, seppur con poca deportanza e aderenza, almeno, anzi, forse al massimo, un altro giro lo si poteva fare con queste gomme. Però non ho avuto rischia. Sono primo. Per ora me la cavicchio, anche se in alcune curve faccio un po' schifo. Meglio rientrare, via. Sperando chiaramente che queste gomme possano durare fino alla fine, chiaramente. Vai, 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 vai. Boh, sorpasso nel sorpasso. Altra roba davvero. Bene. Bene, 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 perché era importante levarsi di Ulovele lì. Che possano veramente dar noia. Mettiamo la grassa, vai, anche se ormai ho sciupato, diciamo, il tempo del rettilineo, però va bene. Mettiamola adesso, forse dovrebbe bastare. Oh, comunque sono primo, non ci avevo fatto caso a Raikkonen che era box. Pensavo avesse continuato a provare un altro giro ancora. Allora, iniziamo il sesto giro e voglio dirvi due cose. Allora, uno, che mi sono accorto che Raikkonen, così come Rosberg, c'hanno le morbide e non capisco mai, a me invece mi hanno messo le medie, a parte quello. E quindi probabilmente loro in teoria dovrebbero andare leggermente più veloci di me. Seconda cosa, mi voglio riferire al discorso che ho fatto prima sulla Renault. Ma porca miseria, ma che taglio era? Scusate. Vabbè, così, via. Speriamo di averci 3 secondi da Raikkonen. Insomma, tornando al discorso della Renault, ora ce ne ho 5 secondi. Io ho detto che può essere un vantaggio per me. Però riflettendoci, potrebbe essere anche una sorta di arma a doppio taglio. Perché magari potrebbero anche darmi noia a me. E non solo a loro, eventualmente. No, questa è una cosa che mi sentivo di dire. Perché sennò sembrava veramente che la mia testa, per quanto riguarda la Renault, facesse pensieri solamente positivi. Invece no, ci sono anche quelli eventualmente negativi. Sì, va bene, vai, dammene dell'altro, dai, ma cosa vuol dire? Ma dai, ma che tagli sono? Ma c'è 7 secondi da Raikkonen, però la gara, diciamo che è sempre lunga, perché ci sono sempre due giri. Già ora ho preso un'urba di merda. Che cazzo, dè. Allora, iniziamo l'ultimo giro. Guardiamo quanto c'è di stacco. Dai, non ci credo. Così io sarei secondo. Cioè, vuol dire che arrivo secondo. Devo volare, via. Si vola, si prova a volare. Si mette via già la... Si rimette la grassa. Ho dovuto... Allora, riuscire a fare la gara, buono. Che ho dovuto mettere la standard perché c'era scritto che... c'avevo un po' benzina, nel senso, non mi bastava. Ecco, infatti. Lo dice anche ora, però a regola ora dovrebbe... Ce la deve fare. Si guarda, se con la grassa si riesce a allungare quel minimo che ci serve. Sperando di non fare errori stupidi nella guida. Mi manderà a scacchi una sega. Voglio vedere quanto sono arrivato. Vai. Guardiamo un po'. Ma porca miseria, secondo, ma dai. Porca miseria. Divanto. Ora voglio vedere. Ma vaffanculo, vai. Sì, ma voglio sapere. Voglio sapermi tempo, quanto è stato. Dai, non ci voglio. Non ci voglio niente. Di 91 millesimi. Ma vaffanculo. Ma guarda via. Potevo allungare dell'altro. Ma dai, ma cosa vuol dire? Ma ringraziando il cielo, vele sotto hanno fatto 0 punti, mi pare. Hamilton a 175, mi pare, forse. Boh, vabbè, comunque hanno fatto o 0 punti o poi punti, almeno vela. Ma di, ora c'ho Raikkonen, porca miseria. Ma dimmi te di 91 millesimi. Tra l'altro ho perso anche la rivalità, oltretutto. Come se non bastasse. Vabbè, procediamo al prossimo weekend. Antivì non c'è da fare niente quanto riguarda le migliorie. E niente, è andata così. Allora, Gran Premio di Monza, sono già andato alla sessione di qualifiche e prima di iniziarle, come sempre, bisogna prima ascoltare la segreteria telefonica.
sono Emma. Stamattina mi hanno comunicato gli obiettivi per le qualifiche e ora ti dico. Allora, undicesimo e poi vabbè, soliti due. Ok, è ripartita la rivalità con Raikkonen, eh? Allora, a Monza direi di mettere 4 come assetto. Postazioni auto, eccolo qui, il 4, vai. E basta, poi per le gomme mi sempre ci pensano i miei amici meccanici. Andiamo avanti il tempo. Allora, vabbè, c'è da guardare in primis l'11° posto, ma come sapete, in realtà a me bastano i primi 5. Allora, 11° posto, tra l'altro a Verlaine 1.26.8, quindi bisognerebbe fare 1.26.5 per essere tranquilli. Per il primo posto, per essere tranquilli, 1.25. E meno di 723 millesimi, chiaramente. Via, usciamo in pista. Iniziamo il nostro giro. E guardiamo un po'. Guardiamo un po'. Primo, perfetto. E vi dirò, fra l'altro ho anche sbagliato la ruba subito via. Rimango così, speriamo di rimanere in pole position sino alla fine delle qualifiche. Guardiamo un po'. In possessione, sono primo, vado, eh. Infatti c'è un decimo di distacco più o meno, quindi non dovrebbe cambiare. Infatti siamo primi, perfetto, ottimo. Dai, si riparte primi, eh. Allora, sessione gara, segreteria e si parte di volata. Dai che sto stracario. Stavo dire che botto po'. No, scherzo, speriamo di no. Ottavo posto, ok. Via, andiamo alla gara. Eccoci qua. Strategia di gara. Va bene, come sempre Vesta. Ok, sì. Va bene, lasciamo veste, un chiletto in più di benzina, mantello era 25, vabbè, smette 21 e mezzo, vai, iniziamo. Bassiamo la frizione e cerchiamo di partire a modino, eh. Andiamo un po', buono, smette subito di va. Aio Palmer! Aio il magico Palmer, subito, Dio sì, secondo, di prepotenza, mi viene dietro, e issa, vai, buono. Ma io, bandiera gialla, vai, cos'è successo? Era poi tra Victor Safety Car, sta a vedere, eh? Ma stavo un pensiero! Ma stavo un pensiero! Buono. Allora si riparte. Via, si riparte subito, vai manetta, vai bella. Via. First lap, primo giro completato. C'ho Palmer dietro, bimbi, il magico Palmer. Buono, buono. Sarebbe male, se davvero la Renault, o perlomeno, anzi, Palme dovesse arrivare secondo. E io primo, mi blocca ancora di più quelli dietro. Via, si rientra ai box, si rientra un giro dopo rispetto alla strategia che abbiamo scelto. Perché? Perché se le gomme tengono, secondo me è meglio fare un giro in più. Non tanto per un discorso di velocità, perché in teoria quelle rosse hanno più velocità rispetto a quelle bianche che si montano ora. Ma per evitare che quelle bianche, se magari poi arrivi alla fine, sono magari bello usurate, hanno diciamo un giro in meno di quello rispetto a quello che in realtà dovrebbero avere. Non so se ci siamo capiti. Comunque ragazzi, si esce, siamo settimi, eh. Buono, almeno sì, dovremmo essere settimi. Siamo tornati primi. Ci è andata bene, sarò sincero con voi. Ci è andata bene perché io prima ho sbagliato, no, ho preso una botta, incredibilmente non è successo niente alla macchina. Praticamente ho preso un pezzetto d'erba, ma un po' perso il controllo, l'ho sbandato, però meno male non è successo niente. Fate un po', se avete visto il tempo di prima, c'è scritto più 3 secondi, perché ho perso parecchio tempo e via di questa salì. Comunque, ciò nonostante, siamo sempre primi. Buono, vuol dire che il vantaggio è... Madonna, ho sbagliato. È comunque parecchio largo, via. Quasi quasi metto la grassa, tanto in regola dovrebbe bastare. Male male si scala, oh. Sa benzina, perché non bruciarla, no? Alonso è fuori dalla gara. Bottas è fuori dalla gara, vanno. Hanno fatto la Bottas loro più che altro. Vai, 3 secondi di penalità. Ma stavo un pensiero, di. Vabbè, stavolta si spera che ci sia un vantaggio decisamente più grande.
più che altro, più che tre secondi rispetto soprattutto alla gara precedente, si spera, eh? Vedremo un po'. Allora, Gutierrez è fuori dalla gara, boh, si ritirano tutti. Vai, no, ti prego, non mi dire. No, non mi dica che entra la safety car, vi prego, no. Bandiera verde, pericolo rimosso, buono. Che sai, vi. Mi dovesse entrare la safety car, diciamo che. Non, di che mi indizio una po' la gara è veramente di po'. Perché c'ho questa cazzo di penalità di 3 secondi, quindi se ci si rallaccia tutti è un bel problema poi. Iniziamo il decimo giro, ma ci si fa con le gomme? No, perché per l'ennesima volta per la anteriore sinistra è sfatta rispetto alle altre. Ci si farà, ci saranno le mie sorpresine finali, eh. Allora, qui ho notato che più o meno mi si giura la gomma, la famosa gomma, no? Sinistra, davanti, il 10% a giro. Quindi, mancano due giri. Cioè, si arriva più o meno all'80%, ragazzi, ma perché? E non scordiamoci che io ho fatto, come ho già detto prima, quando sono entrato in box, ho fatto un giro con queste gomme qui in meno rispetto alla strategia, perché sono andato avanti per un giro in più con quelle rosse. Cioè, se no, facendo due onti, sarebbe 90%, più o meno. Ma si sta scherzando? Ma che cazzo fanno i meccanici? Mette le gomme così. Strategie maledette, mi dà un fappati. Ragazzi, per la prima volta nella storia di questa mia carriera su F1 2016 c'ho davanti l'ultimo. Posso per la prima volta doppiare una macchina. Forse, a vedere, ci vado addosso e finisce la gara, ci fa la botta. No, aspettiamo, con calma, non ci sono furie. Proprio vi. Accidente alla miseria, devo incontrarlo lui. Bravo, levati dalle palle. Festeggiamo questo momento di doppiaggio, mai successo fino ad ora. Comunque peccato, ragazzi, stavo guardando adesso che si sta per iniziare l'ultimo giro, addio, vado fuori. Peccato per Palmer, non è più secondo, nemmeno terzo, chissà dov'è. Bah, peccato, poteva essere magica la cosa. Comunque metto la magra, magari vado un pelo più lento e consumo meno la gomma. Se viene alzata, resta lì che sto dicendo, però onde vita problematiche, si prova a fare così, cioè onde vita pespera di vita problematiche, si prova a mettere la magra. Sì, comunque che sofferenza, 80%, si va oltre l'80%. Mamma mia signore, o come mai? Ma poi sempre bella, cioè, magari è colpa mia, cioè, diciamo c'è uno stile di guida particolare io, ma sempre su quella sinistra. Boh. Vabbè, regola, non è scoppiato nulla, si è fatta. Aled, vieni te! Si torna alla vittoria. E non parliamo della gara di prima, non ci voglio pensare a Spa. Comunque, Raikkonen chissà dov'è. A regola ora siamo da soli primi in maniera bella. Regola, vediamo un po', ci dovrebbe essere più di 20 punti forse. No, non lo so, Raikkonen è quarto. No, dove è andata a finire? Boh, Palmer undicesimo. Cosa ti è successo? Peccato. Comunque, no, 20 no. Però c'è 12 punti, un bel distacco, Sono 27 dalla terza, 49, sì, da Rosberg, bene, dalla Varta, bene, sì. Via, sono contento, perché si conclude il video in bellezza. Via, prossimo weekend e poi si arriva alla conclusione. Eccoci qua, Marina Bay, Singapore, a regola. Maledetta la miseria, meno male c'è un po' di distacco, perché qui, non so se vi ricordate il Gran Premio precedente, diciamo che non è una delle mie piste migliori. Vabbè, comunque, detto questo, guarda, vado via, vai. Allora, la situazione è questa. Queste due gare, siamo arrivati secondi e primi, non pensiamoci, non mi fate ritornare sul perché siamo arrivati secondi a Spa e di Vanto. Però, tutto sommato, dice, anzi, senza però, tutto sommato è andato strabene. C'è andata anche abbastanza bene per quanto riguarda le posizioni finali poi in gara dei nostri avversari, quelli che competono con noi per un eventuale primo posto. Quindi bene così. Detto questo, niente, arriviamo alle conclusioni. Come sempre, in primis vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra a fare se volete queste tre cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video,
condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video di questa serie qua, ma non solo. Vi ho detto questo e vi aspetto al prossimo video, nel quale inizieremo già subito con questo primo Gran Premio, il primo Gran Premio 2, che è quello di Singapore, se non sbaglio. Via, ci vediamo al prossimo video, e speriamo bene, perché Singapore a me, come ho detto prima, non è che mi riesca tanto. Via, vi aspetto, ciao!